Settimana in Commissione. Fondi strutturali europei. Consiglio delle autonomie locali. 7 giorni in Consiglio. In settimana la Commissione Bilancio ha licenziato per l'Aula il disegno di legge sulla semplificazione amministrativa. Riunione congiunta di bilancio, attività produttive e cultura sui fondi strutturali, mentre in urbanistica si è discusso di emergenza abitativa. Audizioni in terza commissione sul commercio ambulante e in commissione cultura del presidente di Film Commission. L'assessore all'ambiente ha relazionato in commissione sul sistema regionale dei rifiuti e in sanità, infine, sono state avviate le consultazioni per il piano sociosanitario in merito al Gradenigo, sulle medicine non convenzionali e sulle attività di tatuaggio e piercing. In evidenza. Si è tenuta al centro congressi del Lingotto la cerimonia di inaugurazione dell'anno sportivo piemontese 2015. L'evento, caratterizzato dalla consegna delle onorificenze del CONI alle medaglie olimpiche e paralimpiche piemontesi, in collaborazione col Consiglio regionale. Il Consiglio regionale non poteva essere assente all'inaugurazione dell'anno sportivo 2015 perché la cultura sportiva, le regole dello sport devono essere un modello da imitare. Guardiamo con particolare attenzione tutta la classe del governo regionale. Nella cultura sportiva c'è il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, non ci sono confini e non ci sono barriere. E siamo orgogliosi di rivivere momenti importanti con i medagliati olimpici e paralimpici. In primo piano. Le commissioni bilancio, attività produttive e cultura si sono riunite in seduta congiunta per l'illustrazione da parte della Giunta dell'aggiornamento della programmazione regionale dei fondi strutturali europei, con particolare riferimento al POR-FSE. Grazie al programma operativo regionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, la Regione Piemonte gestirà quasi 1 miliardo di euro per investimenti in favore della crescita e dell'occupazione fino a tutto il 2023. Il Fondo Sociale Europeo è uno strumento fondamentale per il rilancio del Piemonte. Credo che la necessità sia quella di concentrare in pochi capitoli di spesa le risorse, in particolare sulla risorsa dell'autoimpiego, della formazione professionale, perché permette alle persone di riqualificarsi e quindi formarsi per i nuovi posti di lavoro. E l'autoimpiego è fondamentale perché facilita o comunque agevola la creazione di nuova impresa e la nuova imprenditorialità giovanile, che deve essere uno degli elementi per abbattere la disoccupazione giovanile. Noi crediamo si possa fare molto per rilanciare l'occupazione, il lavoro e la ricchezza in Piemonte. Siamo preoccupati che non vengano spese tutte le risorse della vecchia programmazione e oggi abbiamo chiesto appunto lumi sul fatto che le province non abbiano ancora ad oggi speso circa 50 milioni di euro che andrebbero rendicontati. E soprattutto è fondamentale non concentrarsi nella prossima programmazione soltanto sulle esigenze della disoccupazione giovanile, ma tenere in considerazione anche gli over 50, che in questo momento sono la fascia di età di popolazione che maggiormente viene penalizzata insieme ai giovani da questa crisi che ancora non cessa. Il Consiglio delle Autonomie Locali, CAL, l'11 febbraio ha esaminato il disegno di legge di riordino delle aree protette e le nuove norme in materia di sacri monti. I rappresentanti degli enti locali piemontesi hanno poi affrontato il tema della legge nazionale di stabilità, con riferimento alle problematiche legate alle risorse assegnate alle province per l'esercizio delle funzioni.